La Iena Operaia da Reggio Emilia. Allora, buongiorno, siamo a Boretto sull'argine del Lido Po, l'argine emiliano. Stiamo guardando un attimino il Po, vedere quello che sta succedendo. Parliamo con Giancarlo Zambelli, praticamente una persona che è nata sul fiume, giusto? Sì, giusto, sono nato qui e ho imparato a nuotare su questo grande fiume quando allora le acque erano pulite. Naturalmente per chi viene da lontano fa impressione, ma oramai noi siamo abituati a vedere queste piene. È eccezionale, però finché non arriva fino lì all'argine, allora è più preoccupante, anche se adesso è, diciamo così, a un grado di attenzione, di criticità, però non credo che sia ancora un momento di allarme proprio. È di controllare questo fiume, di vedere che poi più che il nostro fiume, che dà fastidio, è il crostolo, perché c'è un riflusso che il fiume, ecco, come nel 51 l'alluvione non è stato per il fiume Po che ha rotto, ma avevano rotto gli argini del crostolo perché defluiva l'acqua dentro al crostolo. Ecco, precisiamo che noi non facciamo informazione ufficiale, però raccogliamo pareri, insomma, della gente senza voler dare nessuna informazione ufficiale. Ci sono gli organi competenti che informano, quindi noi chiediamo solo il parere della gente, giusto? Sì, giustamente ci sono appunto le autorità competenti, dalla Protezione Civile all'AIPO, quindi c'è un controllo, quelli della bonifica Bentivoglio, che anche loro controllano continuamente il fiume. Quindi siamo, diciamo così, non a botte di ferro, perché non vogliamo esagerare, però il controllo c'è, quindi siamo abbastanza sicuri. Ecco. Sai cosa c'è? Che il pericolo è che se piove ancora, allora la situazione diventa più grave. Perché, se piove su però, non sì, qua. Sì, sì, non qua, perché se piove qua, sì, naturalmente sì, il riflesso c'è verso Rovigo, Ferrara, quelle sì, parti lì. Però se piove in Piemonte e in Lombardia, allora diventa un po' un problema, perché il deflusso, adesso guardavo, il deflusso è cominciato stanotte, praticamente è passata la piena. Comunque adesso voglio creare dell'allarmismo, siamo veramente cittadini di Boretto che abbiamo vissuto nel bene e nel male su questo fiume. Questo fiume è stato anche la tragedia dei tedeschi quando scappavano. In aprile pensavano che fosse un fiume come hanno loro, no? Di attraversarlo, e molti sono morti su questo fiume. Sì, davvero? Sì, 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 molti scappavano perché volevano andare di là per andare in Germania, quindi questo fiume ha inghiottito parecchie persone, parecchi giovani che sono morti perché scappavano vestiti, non erano capaci di nuotare. Adesso posso dirti che questo fiume un po', insomma, sono alcuni anni che lo stanno curando veramente dal punto di vista, diciamo così, della salute del fiume, perché hanno creato dei depuratori a Milano e quindi l'acqua è un po' più pulita, nonostante che ci siano ancora delle cose da fare. Una volta c'erano delle spiagge infinite, ma ci sono ancora, lo chiamavano le spiagge dei poveri. Noi venivamo qui a prendere il sole, ma c'era della gente che veniva da Reggio, che veniva da Parma, c'era il treno speciale che veniva perché portava la gente a venire a fare il bagno. Allora mi ricordo mio papà che faceva il carrettiere, quando aveva sete facevano così e beveva l'acqua. Addirittura? Sì, 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 parlo degli anni 43-42, quegli anni lì, ecco. Dopo pian piano si è perso, insomma, chiaramente l'acqua è diventata dopo, un po' meno... Sì, dopo si è perso perché ha sempre pensato che questo fiume fosse la discarica. E poi dopo, con il passare degli anni, hanno capito che l'ecologia e la salvaguardia del nostro ambiente hanno cominciato a capire che anche il fiume dà ricchezza e quindi dobbiamo anche rispettarlo, non depredarlo, come è stato fatto per tanti anni. Qui l'hanno depredato. Insomma, secondo la sua esperienza, che insomma diciamo che fa fede a moltissimi anni del vissuto qua, non c'è nessun pericolo, insomma passerà. Io, tutto può capitare, perché io adesso non ho gli strumenti in mano da poter dire, però io credo che non ci sia quel pericolo. Di attenzione, naturalmente, di non sottovalutare, però voglio dire, è una situazione che è sotto controllo, ecco, chiamiamolo così, è sotto controllo, sotto tutti gli aspetti. Quindi non ho nessuna paura, no, tranquillità senz'altro. Bene, allora da Boretto, da lì dopo di Boretto che è sotto acqua, se giriamo un attimo la camera si vede che è sotto acqua praticamente, Nicola, la Iena Operaia che non si fa mai lì a fare i suoi, col zampo, salutiamo. Va bene, grazie, grazie, buon lavoro. Ciao. Niente, grazie.